Ciao a tutti da Poterak, bentornati qui nella Oakfield Final Farm. Perché la chiamo sempre Final? Perché questa sarà l'ultima serie ufficiale che uscirà riguardo Farming Simulator 17, prima di Farming Simulator 19. E a tal riguardo di Farming Simulator 19, vi lascerò qui sotto il link per preordinarlo su Kinguin scontato oppure su Amazon. Ho una bella notizia anche per voi. Mi ha contattato zio Peppino dall'America e mi ha detto: "Ah, Poddy, ho visto la tua serie qua e mi fai proprio schifo con i mezzi." E mi ha detto che mi ha fatto un bel regalo che ha lasciato nel negozio. Ha fatto tutto il viaggio dall'America e in teoria la Trebbia la troverò appunto nel negozio. Dato che sono stracurioso, non vorrei perdere altro tempo e direi proprio di andare a vedere che ci ha regalato zio Peppino. Mi devo ricordare prima di tutto la strada, ma siccome io confido nel mio sesto senso, farò strade nuove. No, in realtà cercherò di seguire la strada e di ricordarmi dov'è il negozio. Ma devo girare. Il bello di questa macchina è il fatto che è super accessoriata, è accessoriata. Anche le luci dietro si possono mettere i passeggeri. Oh, ma la stabilità, cacchio, gli hanno messo degli ammortizzatori che la prima botta salta. Puoi andare straveloce, però se non stai attento, appunto, ti vai a schiantare. È un po' particolare questo pick-up, però ne vale veramente la pena l'acquisto, ve lo consiglio. In realtà è una mod, si chiama pick-up passenger mod, una roba del genere. Allora, andiamo qua a 50. Ok, qua a sinistra in teoria abbiamo il negozio. Vediamo che mi ha regalato zio Peppino. A zio Peppi! A zio Peppi! So che tu sei ricco. Speriamo che. Oh, se mi ha regalato una ciofeca. Oh, è uno scherzo di Halloween. Si sta avvicinando Halloween. Oh, raga! Intravedo il mezzo! New Holland! E anche. Se non sbaglio, pure il mezzo New Holland. Non ci credo. Zio Peppi! A zio Peppi! Ma veramente! Ammazzo che tre. Mamma mia, mi ha dato pure la lama gigante. Grazie, zio Peppino. A zio Peppi. Ma è bello, e mo come la porto sta trebbia fino al campo. Qual è il campo che sto lavorando? Il campo 13. Che strade sono strastrette. A zio Peppi, ma hai calcolato che qua le strade sono grandi quanto. Non ti dico cosa? Sì, ci posso entrare bene. Mamma mia, che controlli, raga. Che interni. Accendiamolo. Wow, già le trombe. Accendiamo le luci sopra. E direi forse che mi conviene. Eh sì, per forza. Assumere un autista. Il camionista lì sempre dorme. Prendiamo un autista che ci segue. Così magari ci fa da scorta pure. In realtà il traffico non c'è. Però, nella vita non si sa mai. Mettiamo la follow me. Teniamo un po' di luci. Cerchiamo di vedere se ci sono delle strade che mi permettono di arrivare al campo 13. Mi sa che mi tocca guardare il navigatore. Ok, in teoria mi conviene andare sempre dritto, che le strade sono belle larghe, cioè larghe. Sono più larghe rispetto alle altre, poi girare a destra subito. Ok, qua la rotonda mi sa che dovrò imbrogliare un po', per forza. Vado un po' di qua perché altrimenti non ce la faccio. Altrimenti rischio di bloccarmi. Ammazza, ma qua ci vuole la polizia. Altro che. Ragazzi, siccome non mi fido di andare così da solo, senza nessuna scorta, ho chiamato la polizia. E così ci aiuterà ad arrivare senza fare infrazioni, così. In caso dovessi bloccarmi, c'è la polizia. Adesso attivo la macchina dietro. Assumo un operaio che così viene ad aiutarmi nell'impresa. Una cosa che non ho capito è come nella Follow Me si fa a mettere la distanza. Quella non me la ricordo come si fa. Rimane sempre 20, però. Non mi ricordo affatto come si fa a fare il resto. Comunque io, dai poliziotto, tu guida la tre. Poliziotta direi. Ah, una poliziotta. Io mi prendo la macchina e ti guido così so, sappiamo dove andare, ok? No. Guida bene.
Aspetta, che qua la trebbia è già impazzita. Allora, poliziotta. Poliziotta, qua dobbiamo fare le cose bene. Se mi inizia a sbandare non si capisce più niente. Dai, andiamo. Oh, la macchina dietro non mi interessa se non ti segue. Noi dobbiamo andare nel campo 13 e iniziare a lavorare. Che bello con la macchina della polizia. Ci sarà la sirena? Oh sì che c'è la sirena. Questa è la sirena. Questa è la sirena tedesca. Spostatevi tutti, c'è Poderak in strada. Qual è tra queste tre sirene preferite di più? Ah, c'è anche la quarta. Questa è la sirena italiana. Poi basta, ci sono queste sirene. Usiamo la sirena italiana dei carabinieri. In teoria è tra poco che dobbiamo girare. Bella sta BMW però, eh. Aha, ma ci passa di qua la trebbia? Speriamo di sì. No, che non si blocchi. Aspettiamo un po', vediamo che fa. Ok, ce l'ha fatta, dai. Buono. Possiamo proseguire nella nostra stradina. In teoria sempre dritto. E non possiamo sbagliarci, in teoria. In teoria, poi in pratica sbaglio strada è un problema. Andiamo alla sirena. Diciamo a tutti, non uscite dai vicoli. Fate attenzione. Ok, qua c'è la mia campagna a destra. Quindi proseguo di qua. In teoria questa strada la ricordo, dai. Vorrei ricordarmi. Perfetto. Entriamo di qua. E la trebbia in teoria. Oh, finalmente. Lì abbiamo tutto il nostro bel campo. Con le varie colture. Forse che una è piena. Poi qualcuno mi ha detto di questa raccolta del balle conviene però con gli animali, non adesso. Ok, è arrivata lì la trebbia. È bloccata però. Spinge, va avanti. Buono, dai. Spegniamo qui la macchina della polizia che ci ha aiutato un tanto. Salutiamo le forze dell'ordine che ci seguono. Perfetto. La trebbia, ok. E disattiviamo qua l'operaio. Ok, posizioniamo tutti i mezzi qua così. Vabbè, la polizia non so se sarà con noi o se ne andrà. Che altro spenta. Ok, prendiamo su la nostra bella trebbia e la utilizziamo, ovviamente la mettiamo subito in funzione. L'unica cosa è il cassone, è un po' piccolo secondo me. Uno dei prossimi acquisti da fare secondo me è prendere un cassone, un camion, un qualcosa, perché altrimenti come facciamo? Deve essere tutto proporzionale, ovviamente. Allora, io volevo mettere l'operaio, se ci riesco. Così inizio a lavorare e io vado a scaricare quel carico che era carico, ovviamente. Andiamo. L'operaio con la luce, se possibile. No, non la posso mettere perché ha già iniziato a fare l'operaio. Direi, vado a prendere lì. Trattore e vediamo un po'. Ok, andiamo a vedere un po' dove devo portare sta roba. Allora, anch'io ho il frumento e ce lo pagano di più a Willow Brook Stores, in teoria. Willow, e dobbiamo Willow, vediamo dove è Willow. Ammazza, Willow è in Africa. No, che Africa? Polo Nord. Ammazza, quanta strada devo fare. Uno un po' più vicino. Dai, mi tocca
Mi tocca per forza andare a vendere, altrimenti qua non famo soldi. Quindi ci tocca fare tutta quella strada lunga. Potevo essere più furbo, mettevo la follow me quando andavo a vedere il regalo di zio lui, di zio Peppino. Portavo pure il trattore. Uno di questi dovrebbe essere Will. Ah, ok, qua ci sono già stato, mi ricordo. Ah, ok, dai, facciamo i primi soldi. Oggi non abbiamo fatto niente. Abbiamo preso il regalo di zio Peppino e abbiamo perso tempo per trasportare la trebbia. Oh, dai, almeno facciamo i soldi di un raccolto che abbiamo fatto nell'altro gameplay. Magari, dato che ci siamo, che cosa mi consigliate di acquistare? Dato che ormai abbiamo 88.000 euro e adesso abbiamo due trebbie, io direi di non vendere l'altra trebbia, anche se fa schifo, perché due trebbie servono sempre. Il bello adesso sarà scoprire cosa sta facendo la trebbia. Per adesso non è uscito, manco una volta si è bloccato. Frumento 48%, 49%, sembra che stia crescendo. Sembra che stia lavorando in teoria. Ammazzo! Questa sì che è una trebbia. Guardate come lavora. Oh! Guarda, faccio caricare questa trebbia un po'. Mi devo ricordare di svuotare il tutto. Questa qui la metto a lavorare dall'altra parte. E così magari ne esce qualcosa. Una lavora di qua, una lavora di là e finalmente finiamo questo campo. Il problema sarà come sistemare questo campo. Ora che ci penso. Perché non penso trebbiere. Non mi ricordo se avevo detto di ararlo. Lo devo arare, ragazzi? Scrivetemi qui sotto nei commenti. Se lo devo arare. E se lo devo arare, allora dovrò trovare un aratro gigante. Una mod. Consigliatemi una mod o qualsiasi cosa. Però io penso di andare direttamente a seminare. Perché comunque è la prima volta che lo usiamo. Sto trattore è sporco come non so cosa. E si stanno avvicinando pure le 6. A dire la verità, è da un po' che sto registrando. È da un'oretta che sto registrando. E ho appena iniziato di lavorare, raga. Assurdo. Faremo un po' di soldi adesso che abbiamo la trebbia gigante che raccoglie tutto. Sicuramente quel cassone non basterà. In teoria posso aggiungerne un altro a quel cassone. Vedo se conviene comprarmi un camion, un noleggio, non lo so, vedremo, dai. Comunque io direi di terminare qua il gameplay. È passato un po' di tempo. Mi raccomando, se volete altri gameplay di Farming Simulator, sostenete la serie con un bel mi piace. Così magari, se riesco, vi porto anche Luigi. Sotto in descrizione troverete Farming Simulator 2017 scontato, ma comunque troverete, io vi consiglio di prendere Farming Simulator 19 che ormai manca poco. Qui sotto trovate tutti i link dei miei social network e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!